Sono stati fondamentali perché hanno dato sempre quella base solida, non solo per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda la pallacanestro, ma per quanto riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, sono stati quella base su cui saper sem avere sempre una sicurezza, una garanzia, una base d'appoggio, quindi mi hanno sempre lasciato scegliere, mi hanno sempre appoggiato e hanno detto la loro opinione quando era giusto dirla, quando era diversa dalla mia. Quindi sono stati fondamentali. Allora, partiamo dal presupposto che non ho mai vinto contro Tortona, mai. Quindi sono sempre state partite combattutissime. Mi ricordo la partita che abbiamo giocato a Voghera quando, dopo la vittoria della Coppa Italia di 2 stagioni fa, che era un pubblico bellissimo, un palazzetto stracolmo, mi ha sempre lasciato questa sensazione di trasporto, questa sensazione di vicinanza alla squadra, del pubblico e quindi questa professionalità. Quindi è stato da un'immagine allettante, ecco. Guarda, è stata un'esperienza che ho affrontato con la consapevolezza di rimettersi in gioco. È stata un'esperienza molto bella, molto formante perché ti sei messo a paragone e ti sei messo in gioco contro realtà di primo livello. E mi ha lasciato soprattutto la sfida di riuscire a mantenere un certo tipo di atletismo, un certo tipo di presenza che sono fondamentali e che poi possono servire sempre sul campo della pallacanestro. Ma è stata abbastanza semplice perché avevo messo fra le mie possibilità Tortona perché sapevo che c'era questo progetto molto ambizioso, sapevo che era una società che stava facendo le cose in una certa maniera e appena c'è stata la chiamata, cioè non sono rimasto tanto a pensarci, ecco, era una cosa consapevole e appena c'è stata questa possibilità sono andato così. Aspetto di lavorare, mi aspetto di far divertire e comunque mi aspetto una stagione dove poter ripagare, dove poter dar soddisfazione a chi ci viene a vedere, alla società e a tutti quelli che ci seguono, ecco. Nasce perché l'ho avuta sempre dentro. Ho sempre viaggiato con i miei genitori da quando ero ragazzino, abbiamo sempre girato e quindi è una cosa che un po' mi è rimasta dentro. Ho girato un po' di zone, quelli che mi sono più piaciuti, insomma, ho fatto 2 viaggi in America, un coast to coast nella California, quindi nella West Coast, sono andato a Cuba, ho fatto gli Stati Uniti dall'altra parte, quindi insomma sono tutti belli, quindi non è che ne ho uno preferito perché tutti ti lasciano qualcosa, quindi insomma. Ora è un paio d'anni che non ho fatto viaggi grandi, ma siamo in fase di progettazione per uno nuovo.